Un lavoro di squadra è una sinergia attraverso un protocollo operativo per la promozione di misure e protezione dei minori stranieri non accompagnati. È stata apposta questa mattina nel Salone Azzurro della Prefettura di Salerno la firma sul documento che sancisce il diritto all'inclusione e soprattutto alla felicità per i minori non accompagnati che arrivano sul territorio della provincia di Salerno non solo attraverso gli sbarchi di cui la città di Arechi è oramai protagonista di solidarietà, ma anche attraverso altre frontiere. La grande sensibilità e disponibilità da parte del prefetto Francesco Esposito, insieme all'impegno profuso dalla Procura dei Minori di Salerno, guidata da Patrizia Imperato, e tutti gli altri attori coinvolti nell'intesa messa nera su bianco, tra cui la Regione Campania, il Comune di Salerno, l'ANCI, rappresentata da Mimmo Volpe, e le forze dell'ordine, la cooperativa sociale, la tavola rotonda che ha abbracciato il progetto. A sviscerare dati, a spiegare il protocollo, il prefetto Esposito, che ha posto l'accento sull'aumento di minori sbarcati rispetto al 2023, che si attestano sul 22%, mentre i permessi rilasciati per i minori stranieri sono al più 32% rispetto al 2023. Numerosi gli obiettivi del protocollo, tra cui, per citarne alcuni, l'ottimizzazione delle procedure amministrative, nomina e formazione dei tutori e la verifica del sistema di accoglienza. Sì, noi siamo partiti da un'osservazione. Negli ultimi anni c'è stato un incremento importante di arrivi di minori stranieri non accompagnati su tutto il territorio nazionale e ovviamente anche sul territorio provinciale. Abbiamo un incremento del 22% agli sbarchi, un incremento del 32% per i permessi e quindi abbiamo avvertito l'esigenza di fare qualcosa in più per cercare di offrire protezione, prevenzione e assistenza a questi minori lungo tutto il percorso di permanenza sul nostro territorio. Lo abbiamo fatto attivando e potenziando la rete delle istituzioni, chiamando in causa insieme a Tribunale per i minorenni e Procura per i minorenni una serie di istituzioni che svolgono attivamente compiti e funzioni che sono importantissime per inserire e integrare i minori sul territorio. Ci tenevo a dire che ci sono due aspetti qualificanti. Il primo aspetto è cercare il più possibile di attivare tutti i presupposti e le misure necessarie per trovare dei tutori che abbiano poi la professionalità, la sensibilità e la competenza per seguire questi minori da vicino. Il secondo aspetto è quello di favorire il circuito informativo tra le varie istituzioni che sono chiamate a intervenire in questo processo di integrazione e di assistenza dei minori. Ne aggiungerei un terzo, consentitemi, che è quello di promuovere l'affido come procedura e strumento per favorire la migliore integrazione possibile sul territorio da parte di questi stranieri. Il Comune di Salerno, per il tramite dei servizi sociali del Comune stesso e della Tavola Rotonda, che è una cooperativa che tanto si è dedicata da lunghissimo tempo, anche su questo ha dato delle risposte già da lungo tempo. L'iniziativa di quest'oggi è utile perché si mettono in rete le prerogative e le esperienze di tutti. Si mettono in rete per fare in modo che non ci siano delle sovrapposizioni e soprattutto si sappia chi fa che cosa. Da questo punto di vista credo che sia stato importante riunire intorno al tavolo tutti gli interlocutori che si sono avvicendati anche ai vostri microfoni e credo che sia uno strumento che possa servire a ridare serenità, felicità addirittura, a tanti giovani e giovanissimi che affollano le nostre città.